Macomer, siamo all'interno del 5° Reggimento Guastatori, siamo qui in compagnia del colonnello Salvatore Carta. Intanto buongiorno. Buongiorno. Una giornata importante è quella di quest'oggi, perché dopo 2 anni di lavori qui all'interno di questo reggimento lascerà il comando a un suo collega. Esatto, una giornata sì, molto importante per me, anche se sarà soprattutto una giornata di saluti e di rimpianti per non poter continuare il lavoro che ho iniziato appunto 2 anni fa con questi meravigliosi ragazzi della Brigata Sassari. Quindi 2 anni sicuramente intensi in cui siamo stati impegnati sia in campagna sul fronte dell'emergenza rifiuti, sia anche sull'isola purtroppo per dare una mano alla popolazione di Capoterra lo scorso autunno, che è stata appunto colpita dal nubifragio. Ma cosa significa comunque far parte di un comando così importante? Poi lei durante il discorso mi diceva che gran parte di questi ragazzi sono tra l'altro sardi. Ma significa, non so, immergersi insomma, nella vita della Sardegna, perché questi ragazzi hanno un qualcosa in più rispetto al normale soldato, che è quello della generosità, dell'impegno che ci mettono i sardi in tutto quanto, quello che loro fanno. Oggi lei partirà da qui e andrà dove? Dovrei andare presumibilmente a Roma ancora, comunque sia non ci sono con precisione l'incarico. Ecco. Insomma, ovunque andrà, comunque cosa si porterà poi nel cuore, cosa si porterà nel cuore di questo reggimento? Ovunque andrò mi porterò sicuramente dentro il cuore sia la generosità dei miei ragazzi, perché continuerò a sentirli come i miei ragazzi, sia soprattutto la generosità e l'ospitalità della gente sarda. A tutti voi va il mio sincero ringraziamento per tutto ciò che avete fatto, per la collaborazione che avete fornito a me e a tutti i vostri superiori. Per me è stata la prima volta che ho comandato un reparto formato quasi interamente di sardi, che mi hanno aiutato a riscoprire la terra di origine dei miei genitori e la generosità della sua gente. È stata un'esperienza altamente positiva ed esaltante sotto tutti i punti di vista, un'esperienza che avrei molto volentieri prolungato. Ma è normale nel nostro lavoro andare avanti, assumere nuovi incarichi e fare nuove esperienze. E per questo lascio oggi, anche se con un po' di rimpianto, il comando del 5° Reggimento, proprio ora che vi accingete a partire per una difficile operazione in teatro operativo a Cano. Il mio comunque non è un addio, ma un arrivederci. Sono sicuro che avrò occasione di rivedere prima o poi molti di voi qui in Italia o chissà da qualche parte del mondo. Al colonnello Mascarino, l'amico Maurizio, insieme al quale ho iniziato il mio percorso professionale tanti anni fa in Accademia, auguro di operare con le stesse fortune e di avere le stesse soddisfazioni che io ho ottenuto in questi 2 anni. Vi chiedo di continuare a fornire a lui almeno la stessa collaborazione che fino ad oggi avete dato a me, per consentire al 5° Reggimento di raggiungere traguardi sempre più impegnativi. Viva il 5° Reggimento Genio Guastatori! Viva la Brigata Sassari! Viva l'Italia! Aio Livorno! Sforza Paris! Graduati e soldati, nel nome del Capo dello Stato
voi riconoscerete il colonnello Maurizio Mascarino quale comandante del 5° Reggimento Genio Guastatori. Presentat! Intanto noi facciamo i complimenti al nuovo comandante, siamo con Maurizio Mascarino, buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie di cuore, grazie per essere venuti qua oggi. Da oggi comandante di questa caserma. Da oggi comandante della caserma e del 5° Reggimento Genio che è ospitato in questa caserma. Allora, intanto raccontiamo qualcosa di lei, da dove arriva? Io vengo da Roma, sono nato a Roma, ho fatto servizio in molte parti d'Italia e all'estero e sono stato assegnato da qui a Macomer, quindi per la prima volta in un reparto di guastatori, che è la specialità di questa caserma. Il suo collega è nato nel 64, lei suo coetaneo? Io sono suo coetaneo, abbiamo fatto l'accademia insieme, quindi prendo eredito la gioia del suo comando e la proseguirò secondo l'indirizzo che lui ha tracciato. Siamo molto amici e quindi per me è una doppia soddisfazione prendere in comando da un amico e da un collega. Assolutamente. Tre medaglie di bronzo al valore civile, importante questo. Tre medaglie di bronzo, che sottolineare l'opera che allora Battaglione Bolsena, oggi 5° Reggimento Genio, ha prestato per il soccorso delle popolazioni. All'epoca il reggimento era schierato nel nord-est d'Italia, dove purtroppo hanno colpito terremoti e alluvioni e hanno dato un grosso contributo proprio le unità del genio. Adesso questa unità del genio è stata spostata qui in Sardegna anche con questo compito di garantire un concorso, solo un concorso, agli interventi di pubbliche calamità. E quindi avete questi materiali qui anche per questo motivo. I lavori prossimi per quanto riguarda il suo comando qui all'interno di questa caserma quali saranno? Saranno quelli di continuare a preparare il personale che sarà chiamato a partecipare insieme al resto della brigata meccanizzata Sassari agli impegni in Afghanistan, e sarà quello di continuarci ad addestrare tutto il personale all'impiego dei mezzi sofisticati che ci sono dati per le pubbliche calamità e per tutte le operazioni attinenti all'arma del genio. Ora le faccio una domanda anche per i nostri telespettatori che sono curiosi, no? Ma è una scelta poi far parte della Brigata Sassari? Come funziona? No, non è una scelta far parte della Brigata Sassari, uno può chiedere di essere assegnato in Sardegna o può essere destinato in Sardegna. Sicuramente il personale che chiede, viene tenuto in considerazione per essere assegnato alla Brigata Sassari, spesso proviene dalla Sardegna, oppure sono militari che hanno fatto un certo periodo di anni, come dite qui, in continente, e poi chiedono di essere riavvicinati alle famiglie che sono qui in Sardegna per motivi di
chiarissimi, insomma anche economici, di essere avvicinati verso casa. Non sempre questo è il caso degli ufficiali, che provengono da spesso non solo dalla Sardegna, e quindi, ed è il caso mio, che mi hanno assegnato qui a Macomer, e io ho preso la notizia con molta gioia, lo devo dire, sono proprio orgoglioso di essere stato assegnato qui, perché mi mancava questa esperienza in Sardegna, mi mancava nella mia carriera l'esperienza di comandante di unità guastatori, e poi amo la Sardegna, la verità è questa, io ci vengo in vacanza, venirci a lavorare, perché no, insomma. Certo, io tra l'altro oggi, a proposito dei guastatori, guardi, ho conosciuto, non so se ho avuto modo, Peppino Mereu, classe 1919, 4 anni, insomma una storia incredibile. Mi creda, mi ha emozionato conoscerlo, non credevo che oggi avrei avuto una simile occasione, è una persona che ha fatto la guerra in Africa. Fino al 1943, uno dei pochi reduci delle unità che sono state annientate nel tentativo di fermare le offensive inglesi, ed è per me un onore averlo conosciuto, non credevo. 90 anni, ha tanto da raccontare e tanto da dire, mi fa piacere che l'abbia già conosciuto, ma mi sembrava logico, no? Sì, è una delle, ripeto, al di là delle autorità alle quali noi siamo sempre deferenti, eccetera, eccetera, avere l'onore di conoscere uno che ha fatto una guerra veramente ed è tornato a casa e lo può raccontare, per noi sicuramente ci dà una grossa gioia. Comandante, io la ringrazio. La ringrazio anche lei per questa intervista. E buon lavoro. Arrivederci, grazie. Arrivederci.